All'Archivio Centrale noi siamo molto interessati al rilascio di XDAMS in open source. Lo siamo per diversi motivi. Innanzitutto perché la nascita di piattaforme open source definisce, incentiva, sollecita la pluralità di presenze nel contesto archivistico, nell'ambito della produzione e della rappresentazione di dati archivistici. Ed è un elemento molto importante che ci proietta verso il futuro. Più nello specifico, XDAMS ha una uscita nei confronti del sistema archivistico nazionale, il che garantisce che tutto quello che viene gestito da XDAMS possa poi avere una sua esposizione nel sistema nazionale. L'altro elemento particolarmente forte è l'uso che si è fatto della piattaforma XDAMS da parte di molti archivi di Stato degli anni passati, quindi si tratta di una piattaforma sperimentata, affidabile, ed è una piattaforma anche particolarmente flessibile. Per noi dell'Archivio Centrale questa sua flessibilità è molto importante, perché naturalmente un istituto grande come il nostro ha accumulato nel corso degli anni strumenti di ricerca in formati diversi, concepiti in momenti diversi, e la flessibilità di XDAMS ci consente di trattarli tutti secondo lo standard XML con la specifica di EAD. Proprio per questi motivi, con Regesta, l'Archivio Centrale dello Stato ha definito una collaborazione per sperimentare alcune attività. La prima produrrà nel giro di pochi giorni la esposizione sul sito dell'Archivio Centrale dello Stato di quella che è la guida ai fondi dell'Archivio Centrale dello Stato. È una guida che dal punto di vista dei contenuti informativi è stata definita anche negli anni passati, e che adesso verrà esposta all'interno del e utilizzando la piattaforma XDAMS. Subito dopo, a partire da queste strutture alte della guida generale, noi possiamo definire dei collegamenti forti con una serie di inventari che descrivono in modo analitico la documentazione dell'Archivio Centrale. Il primo sarà, quasi a livello sperimentale, un inventario molto analitico della Direzione Generale dell'Agricoltura 1861-1914. Questo inventario sarà anche il primo tentativo per utilizzare alcune possibilità degli open data collegando gli antroponimi e i toponimi presenti nell'inventario con una serie di basi dati esterne e reperibili appunto open. Altro punto di particolare interesse dell'Archivio Centrale dello Stato nei confronti del rilascio open source della piattaforma XDAMS è il fatto che questa piattaforma è stata utilizzata da molti istituti che importanti istituti che gestiscono materiale multimediale, a partire dall'Istituto Luce. Perché questo? Perché l'Archivio Centrale dello Stato conserva fondi che hanno importanti materiali multimediali, soprattutto materiale fotografico, che vorremmo in un prossimo futuro valorizzare appieno. Ultimo punto è la possibilità, utilizzando XDAMS e nella prospettiva soprattutto degli open data, di rendere pienamente fruibili e estensibili in diversi contesti le numerose e importanti banche dati che l'Archivio Centrale dello Stato ha realizzato negli anni passati. Quali? Beh, innanzitutto la banca dati del casellario politico centrale,
151.000 fascicoli di cui abbiamo la rappresentazione descrittiva, che riguardano tutto il territorio nazionale. Recentemente la banca dati dei marchi, 171.000 marchi a partire dal 1865 al 1963 e altre banche dati di pari interessi, tra cui occorre, è doveroso, citare quantomeno quella che dovrebbe essere, diciamo, a disposizione di tutti i cittadini italiani, ed è la raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dal 1861.